Mancano 2 mesi, ma a Carmagnola fervono già i preparativi per la Fiera del Peperone, la cui 73esima edizione è stata presentata ufficialmente il 29 giugno a Palazzo Barolo. Dal 2 all'11 settembre l'amministrazione comunale, i produttori, i commercianti e la Proloco proporranno 10 intensi giorni di eventi gastronomici, culturali e artistici, per tutti i sensi e per tutte le età, in un'area espositiva di oltre 10.000 metri quadrati, con 8 piazze dedicate, di cui 6 enogastronomiche, 2.500 posti a sedere e oltre 200 espositori. Ci saranno degustazioni, show cooking, talk show, cene a tema, street food, concerti e spettacoli di vario genere, iniziative solidali, un'area bimbi, una grande rassegna commerciale e molto altro ancora. La fiera dedicherà ampio spazio ai temi della green economy e della sostenibilità, della cura e della promozione del territorio. Fra le novità, il Peperone Day, il Pizza Village, il Salone della Robotica e il matrimonio con il Roero e i suoi vini. Credo che la presentazione della fiera con questa conferenza stampa proprio qui a Torino debba essere letta in questo modo. Torino può passare da Carmagnola per andare nelle Langhe, perché questo spesso viene fatto, ma deve avere la curiosità di fermarsi e poter apprezzare quello che tutto quel territorio è in grado di offrire. Il Peperone Carmagnola è soltanto un piccolo puzzle di quello che è questo grande impegno che ci siamo prefissati con i 25 comuni. Il distretto del cibo, il neonato distretto del cibo, è una realtà, è finalmente una realtà, l'abbiamo attesa dal 2019 e con questo messaggio vogliamo davvero qualificare, valorizzare e fare rete su un territorio che ha delle potenzialità immense. Ci auguriamo che questo sia un progetto pilota che può essere esportato e che può rappresentare un caso di studio che ci porta a promuovere il nostro territorio anche attraverso i suoi prodotti e le filiere che lo caratterizzano.